Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come sfocare lo sfondo in uno shorts. Ovviamente, se hai notato, fanno alcuni shorts che vedi il video, come stai guardando, e dietro c'è una sfocatura. E la sfocatura dietro è sempre dello stesso video. Quindi in questo caso c'è un metodo per crearla. Quindi io uso Adobe Premiere Pro. Se in questo caso ti interessa Adobe Premiere Pro, c'è il link in descrizione, oppure entra nel mio server Discord che ti passo Premiere. Quindi in questo caso prendiamo un nostro video. Io prendo una clip che ho fatto su un gioco dove cazzeggiavamo tutti qua sopra. Abbasso un po' l'audio se non sentite la mia voce. Ok, provo un attimo ad eliminare tutto. Ok, qua metto solo questa parte. Vado un attimo su sequenza, impostazioni sequenza, perché noi dobbiamo creare così lo shorts. Lo shorts va creato invece di mettere 16 noni, va messo i noni sedicesimi, e al contrario, faccio così. 80 per fine. Se state usando un altro programma editing, andate su impostazioni, sequenza e cercate di impostarla al contrario, 1080 per 1920, e faccio ok. E il video poi uscirà così. Quindi ora che dobbiamo fare? Fare una copia e incolla di questo video. Quindi faccio copia, faccio Ctrl V, questa qua la faccio un po' più grande, ok, e poi la vado a mettere sotto a questa qua. Come puoi vedere, io adesso ne vedo due e non mi resta che zoomare un po' su questa, farla un po' più grande, ok, e questa sotto. Andiamo su effetti, come ho detto, Premiere offre tutto. Qua vado su sfocatura. Una sfocatura veloce, no, canale, sfocatura veloce, e la piazzo qua. Quindi, se sapete usare bene le sfocature, tutte queste cose sugli effetti, vai sugli effetti del vostro programma editing e cercate di sfocare solo questa parte che sta sotto. Quindi, se vi è più facile, scaricatevi Adobe Premiere, come ho detto in descrizione. Ti ho lasciato un link che ti permetterà di scaricare questo programma. Se hai bisogno, entra nel mio server Discord. Offro ovviamente pacchetti Adobe, meglio non dire nulla. Quindi vado su questo qua, controllo effetti, sfocatura veloce, ed eccola qua. Ok, ora sono tutti e due sincronizzati. Ok, sì, è tutto sincronizzato, la sfocatura dietro, e poi se vuoi ci puoi anche mettere un titolo. Una volta fatto, vai su File, esporta, File multimediale. Lo esporto proprio come l'ho creato, con 1080 1920. Esporta. Ok, se trovo il mio video, eccolo qua. Come puoi vedere, questo è il video e sopra c'è la sfocatura. Ok. Anche se negli shorts che vedi tu, dietro c'è la sfocatura, uno sfondo, ok? C'è lo sfondo e la sfocatura, quindi non è stato così difficile realizzarla. E se hai problemi, commenta. Se ti è stato utilissimo, lascia like. Se hai bisogno di capire come farlo, riguarda il video, oppure come ho detto, entra nel server Discord, puoi chiedere direttamente a me. Posso anche passare Premiere Pro senza problemi. E se ti è stato utilissimo, lascia like e noi ci vediamo ad un prossimo video. Iscriviti anche. Ciao!